Questo programma è offerto da Trapani, sequestrate dalla Guardia di Finanza 18 tonnellate di droga. Lampedusa, immigrazione, 100 soccorsi. Bagheria, ieri la fioccolata contro la violenza. Spettacolo, stasera al via il tour live di Cesare Cermigliaro. Trapani, sequestrate dalla Guardia di Finanza 18 tonnellate di droga. La Guardia di Finanza di Trapani ha intercettato ieri, al largo delle isole Egadi, due pescherecci con a bordo oltre 18 tonnellate di droga. Dalle prime indiscrezioni pare che la sostanza stupefacente sia hashish, ben confezionata in 700 pacchi pronti per essere smistati per l'isola. Questo carico di droga avrebbe reso sul mercato ben gli oltre 100 milioni di euro. Le due imbarcazioni sono state tenute sotto osservazione fin quando, giunte nei pressi del porto di Trapani, sono state abbordate dai militari della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera di Trapani. Sono stati arrestati con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti oltre 25 persone di origine maghrebina, tra cui minorenni. Lampedusa. Immigrazione. 100 soccorsi. Durante la notte è stato soccorso un gommone a sud di Lampedusa con a bordo circa 100 migranti. 23 donne, 46 minori ed un neonato sono i migranti soccorsi dal pattugliatore Foscari della Marina Militare. Invece sono 12 tunisini soccorsi in mattinata dalla Guardia Costiera al largo di Pantelleria. Palermo. Incidente stradale in via stabile. Auto contro bici. Un ferito. Pericoloso incidente per un ciclista questa mattina all'incrocio tra via Mariano Stabile e via Wagner. Un extracomunitario di 34 anni, intorno alle 8:30, è stato colpito da una Fiat Punto. L'uomo è caduto battendo la testa. Il ciclista è stato portato all'ospedale civico. Nonostante il forte trauma cranico, fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Agrigento, mafia. Sequestrati beni per 1 milione di euro. Sono stati sequestrati dalla sezione di Agrigento beni per 1 milione di euro alla famiglia di Vincenzo Di Piazza, 73 anni. Di Piazza, detenuto per una condanna a 18 anni per associazione di tipo mafioso, è ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Casteltermini. Acqua dei Corsari, un quartiere alla periferia di Palermo. Qui la situazione ogni giorno è abbastanza drastica. Le persone non arrivano più a fine mese in quanto con 200 euro al mese è impossibile arrivarci. Medicine non se ne possono comprare e nemmeno certe volte si può permettere un piatto di pasta. Oggi siamo qui nell'associazione di volontariato Tuteliamoci Ollus e parliamo con qualche persona che ha queste difficoltà e con il presidente di Tuteliamoci Ollus, Carmelo Castello. E quali sono le situazioni più drastiche che voi riscontrate giorno dopo giorno? Acqua dei Corsari è la periferia estrema di Palermo, quindi noi siamo a confine con i paesini limitrofi e qui noi abbiamo praticamente l'abbandono totale da parte delle istituzioni e da parte di chi potrebbe fare qualcosa. Qua praticamente ogni giorno vengono decine e decine e decine di casi dove persone non possono più mangiare, persone che dormono in macchina, persone che non si possono più curare, bambini che sono denutriti, il livello culturale si è abbassato notevolmente e la maggior parte di queste persone sono persone che lavorano e nonostante lavorano non riescono a completare il mese perché i soldi non arrivano neanche al giorno 15 pagando l'affitto, pagando le tasse, pagando le bollette e pagando tutto quanto. Noi cerchiamo di aiutarli, noi siamo un gruppo di ragazzi che ci siamo messi in gioco e cerchiamo di aiutare il prossimo, senza nulla pretendere, non chiediamo nulla, chiediamo solo collaborazione e un aiuto da parte di chi ce lo può dare. So che avete parlato con l'assessorato alle politiche sociali,
Qual è stata la risposta? Intanto dell'assessorato comunale alle politiche sociali? Sì. Perfetto. La risposta è stata che a breve noi avremo un incontro in sede nostra dove noi porteremo a conoscenza appunto la maggior parte di questi casi e dimostreremo con fatti e col termometro che noi ogni giorno abbiamo in mano e che è caldissimo che c'è bisogno di un aiuto da parte delle istituzioni. Chi può, deve fare qualcosa. Cosa succede se, dal suo punto di vista? Ecco, sì. Sono invalida perché ho dei problemi seri di salute. Non mi posso curare perché con l'invalidità che prendo, 258 euro, non riesco a fare niente. Sono piena di debiti perché mi vado a fare la spesa e gliela pago mensilmente, il pane glielo pago mensilmente. Quindi quando prendo quei pochi soldi li divido e tutto il mese alleluia. E tra l'altro io ho bisogno costantemente di medicine che servono per la mia vita e io non potendomeli comprare perché pago anche il ticket e le medicine sono un po' troppe. Io manco prendo più medicine perché non li posso comprare. E anche per lei la situazione è abbastanza seria. Anche perché ricordiamo che pur cercando però la lavoro ce n'è ben poco o quasi non ce n'è. Quindi qual è il vostro appello? Che cosa chiedete oggi? Oggi io cerco di trovare lavoro, di essere aiutare mia madre. Come abbiamo potuto capire, oltre alla carenza di denaro, la gente reclama la propria dignità, perché un uomo, non essendo autosufficiente anche economicamente, è privo delle forme più basilari della propria dignità. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Termini Merese, sempre più vicino l'avvio dei lavori dell'interporto. Il presidente Crocetta ha comunicato l'avvio del secondo atto aggiuntivo del progetto per i lavori dell'interporto di Termini Merese. Questo progetto consentirà la realizzazione di un percorso intermodale per il trasporto delle merci e l'interscambio mare-terra del valore complessivo di 78.000 euro. Si tratta di una grande opportunità per il territorio e per il rilancio dell'area industriale. Secondo Crocetta, l'interruzione degli investimenti Fiat sul territorio non si sarebbero verificati se vi fosse stata la presenza dell'interporto, perché con esso il sito di Termini avrebbe acquisito grandi potenzialità per l'azienda. Palermo. Nasce l'Infopoint NAAA. Arriva in Sicilia il NAAA, Network Aiuto Assistenza Accoglienza, che ha il compito di fornire aiuto e assistenza legale alle coppie che vogliono adottare un bambino all'estero. A Palermo è già attivo il punto di assistenza. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'impegno di Paola Pedone, avvocato molto vicino all'adozione internazionale e al sostegno a distanza attraverso il NAAA, presieduto da Maria Teresa Maccanti. Bagheria. Ieri la fiaccolata contro la violenza. Circa 1.000 bagheresi che hanno preso parte alla fiaccolata di preghiera che si è svolta ieri sera. Partita da Piazza Balagonia, ha percorso l'intero Corso Umberto fino a Piazza Sepolcro. Era presente il sindaco Lomeo, l'assessore Mineo, alcuni consiglieri comunali, molti parroci bagheresi e tantissimi cittadini. L'iniziativa è partita da protesta all'atto intimidatorio a padre Filippo Custode e ai fatti del cimitero comunale.
Giorni fa la comunità parrocchiale bagherese ha diffuso una lettera in cui si condannano tutte le forme di mafia, violenza, intimidazione e illegalità ed in cui appare scritto: «In questo momento di emergenza sociale e morale sentiamo il bisogno di esprimere la preoccupazione per il degrado a cui assistiamo ogni giorno nella nostra città». Palermo, carnevale solidale in 500 alla seconda circoscrizione. Il Consiglio e la Commissione Attività Sociali della seconda circoscrizione, in collaborazione con il Comune di Palermo, organizza per domenica 2 marzo 2014 l'evento socioculturale Carnevale Solidale in 500 alla seconda circoscrizione, grazie alla disponibilità del coordinamento di Palermo Fiat 500 Club Roma. La festa di Carnevale è prevista per le ore 9.30 in via Messina Marine presso il porticciolo della Bandita, dove ai bambini saranno distribuiti 50 kit di oggetti carnevaleschi offerti dall'assessorato alla cittadinanza sociale. Alla conclusione della manifestazione, dopo il corteo delle auto storiche, i ragazzi potranno visitare gratuitamente l'Ecomuseo del Mare di via Messina Marine a Sant'Erasmo presso l'ex deposito locomotive. Per l'occasione sono state invitate le istituzioni, le parrocchie, le scuole e le associazioni del territorio. Lercara Friddi, incendio di una palazzina. È successo la scorsa notte in via Boccaccio a Lercara Friddi. Un incendio ha danneggiato una palazzina di 3 piani. Pare che il rogo sia stato causato da un elettrodomestico malfunzionante sito nell'abitazione. Quando è scoppiato l'incendio in casa erano presenti Emanuele Gianforte e la moglie Agatina. I due coniugi sono stati soccorsi dai medici del 118 e poi trasportati in primo soccorso al centro di emergenza del comune per intossicazione da fumo. Le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco. È andato completamente perso il primo piano dell'abitazione. Palermo, saldi flop in città su tutti i settori. A 2 mesi dall'inizio dei saldi invernali, l'andamento complessivo delle vendite è in calo del 30% su quasi tutti i settori. Dal parrucchiere al negozio di intimo, il flop è stato sentito da tutti. Se prima gli sconti erano uno strumento valido per il recupero delle perdite economiche durante l'anno, adesso questo non succede più. Neanche i saldi anticipati riescono a far arrivare più clienti in negozio. A Palermo non si spende più, si acquista solo ciò che è indispensabile. Ad incentivare la crisi è anche il mercato online. L'utente cerca l'oggetto di interesse al prezzo più basso e spesso riesce a trovarlo su internet a prezzi promozionali. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Prima uscita stagionale dei Cardinals Palermo. I padroni di casa ospiteranno i Crusaders Cagliari, che sicuramente dopo l'ultima sconfitta 49-8 hanno una grande voglia di rifarsi. Quest'anno infatti sembra che i roster della squadra sarda si siano ristabiliti e che siano tornati al vertice di un tempo. Per quanto riguarda i Cardinals, ovviamente, c'è una grande voglia di rifarsi dalla passata stagione, avendo comunque stabilito un record di 7-3. Come al solito, lo spettacolo sarà assicurato sabato 1 marzo 2014 alle ore 12.30, Velodromo Paolo Borsellino. Sport.
Palermo, sfida casalinga contro il Bari. Il Palermo è chiamato alla vittoria quest'oggi nel match al Barbera contro il Bari, in gravi difficoltà economiche. I rosanero cercheranno di riscattare il risultato dell'andata, il duro KO che portò all'esonero di Gattuso. Ancora assenze importanti per i rosanero di Iachini. Belotti continua ad essere indisponibile per la squadra, nonostante abbia però ricevuto la convocazione nazionale. Ancora out Morganella e Di Gennaro. Tornano tra i convocati Lazar e Maresca. Confermato Fabio Daprelà dopo la convincente performance della scorsa partita. In attacco la coppia Lafferty-Hernandez. Bagheria. Oggi l'inaugurazione della Galleria Drago Arte Contemporanea. Oggi, sabato 1 marzo alle ore 19, presso la storica Via Prigione, a due passi dal Corso Umberto I, sarà inaugurata la nuova sede della Galleria Drago Arte Contemporanea di Bagheria con una mostra collettiva. La galleria è su due piani, una grande sala d'ingresso a piano terra e al primo piano un ampio spazio espositivo e il bookshop. Pietro Drago, gallerista che nel 1996 iniziò a lavorare nel mondo dell'arte e che associò alla galleria la particolare attività di editore di libri d'arte, si occuperà della fase di allestimento della collettiva. Ficarazzi, festa delle donne. Il Movimento Sociale d'Azione onora la donna insieme all'amministrazione. Sabato 8 marzo dalle ore 9 alle ore 13 presso Piazza San Francesco a Ficarazzi, il Movimento Sociale d'Azione onorerà la donna insieme all'amministrazione. L'iniziativa, curata dal dottor Giuseppe Talluto, consulente per le attività socio-aggregative dell'amministrazione, ha definito l'incontro un momento di aggregazione in cui trionfi il rispetto per la donna. L'uguaglianza di genere verrà simbolicamente rappresentata dalla distribuzione di braccialetti ricamati a mano dalle donne del movimento sociale. Spettacolo. Stasera al via il tour live di Cesare Cernigliaro. Oggi, sabato 1 marzo, parte in Piazza Garibaldi il tour live di Cesare Cernigliaro, in arte Joker, ex concorrente di Amici 2014. Il rapper inizia il suo tour proprio dalla sua città, Campofelice di Roccella. Lo accompagneranno i Divieto di Svolta, ovvero Vincenzo Liberto, Cettina D'Alfonso, Pippo Di Maio, Salvo D'Alfonso e Vincenzo Coco. Ospiti della serata, Mario Di Grande, Lorita Clemente, Noemi Cangelosi, Cara in Allegra, Francesca Presti Giacomo. Joker proporrà molti suoi classici, ma anche i suoi ultimi brani, come Il Doppio Senso. Spazio sarà dedicato anche all'arma di ogni rapper, il freestyle. A supervisionare il tutto ci saranno gli infaticabili Luigi Cernigliaro e Antonella Mantione. Presentare sul palco invece Santi Genovese e Ismele Lavardera. La serata sarà arricchita dalla Notte Bianca e dalla sfilata dei carri organizzata per il carnevale di quest'anno. Questo programma è stato offerto da Un saluto a tutti voi amici di ilmeteo.it da parte di Antonio Sanò. Sull'Italia insiste ancora un vortice depressionario situato sulle regioni centro-meridionali, in particolare con l'occhio sul basso Tirreno, che coinvolge quasi tutto il centro-sud e ancora il nord-est con delle piogge. Stiamo vivendo ormai da settimane e se non da mesi una situazione meteorologica tardo-autunnale che si trasformerà nelle prossime settimane, nei prossimi 10 giorni, in un anticipo di primavera, ma sicuramente ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Ed ecco a voi per tutti i dettagli Silvia Caravello. Grazie direttore, ci speriamo davvero in questa primavera. Nel dettaglio intanto come sarà per noi questa giornata? Al nord nuvolosità diffusa, al nord-est ancora con deboli piogge in mattinata, ma migliora decisamente nel corso del primo pomeriggio. Bel tempo invece sui settori occidentali. Al centro irregolarmente nuvoloso, questo vedete su tutte le regioni, con precipitazioni che nel corso della giornata interesseranno maggiormente le regioni adriatiche. Vediamo Umbria, Lazio, più
soleggiata la Toscana, migliore entro sera su gran parte dei settori. Al sud inizialmente ancora temporali sulle coste tirreniche calabresi e in Sicilia, ma il cielo diventerà molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, anche se con intensità più debole e anche con occasionali schiarite. Ecco, la neve cadrà dai 600-1000 metri al nord, ecco, ce lo segnala anche la nostra grafica, sopra gli 800-900 metri sull'Appennino. I venti soffiano più debolmente e dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Diamo un'occhiata anche alle nostre temperature, minime in leggero aumento e comprese tra i 3 e i 9 gradi su tutte le regioni. Vedete, di giorno prevediamo invece temperature comprese tra i 9 e i 14 gradi un po' su tutto il territorio nazionale. Bene, l'aggiornamento termina qui per il momento. Allora, avete già scaricato la nostra applicazione Meteo per smartphone? Più di 6 milioni di italiani lo hanno già fatto. Che cosa aspetti? Ciao!